Sono Giovanni Infantino, titolare di un'azienda apistica di Basilicata, precisamente di Tolve, e ci occupiamo di apicoltura da un decennio. In questo decennio abbiamo apportato delle modifiche a quella che può essere la tradizionale apicoltura. Abbiamo innanzitutto cercato di reintrodurre la specie autoctona, l'Apis mellifera, e l'anno scorso abbiamo presentato l'etichetta in braille, una tecnica innovativa al silicone che dà la possibilità sia al vedente che al non vedente di poter leggere. A questo abbiamo affiancato un libro realizzato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Tolve e precisamente con gli alunni di prima elementare. Grazie ai loro disegni abbiamo realizzato questo libro in braille, tattile e nero ed è distribuito gratuitamente a chi ne fa richiesta, a bambini sotto i 12 anni, non vedenti. Il mondo delle api è un mondo fantastico. Questa è l'idea che abbiamo sposato quando abbiamo pensato alla realizzazione di questo libro. E quindi questo libro descrive molto brevemente e sinteticamente gli abitanti di questa città, che vengono personificati dai bambini. Quindi da vicino si fanno conoscere le api pechine, le ventilatrici, le spazzine, la peregina che comanda e che è l'unica a occuparsi della procreazione. E questi sono disegni realizzati dai bambini. Anche i disegni sono tattili, quindi percepibili alle mani dei non vedenti. Diciamo un gran bel servizio abbiamo reso ai non vedenti. In fase di presentazione del progetto abbiamo coinvolto come partner nella presentazione l'Unione Regionale Ciechi. Dieci anni fa, quando ho iniziato con pochissime armi ed ero spinto da questa curiosità che nutrivo da bambino. Siamo riusciti, diciamo, a sviluppare e a far affezionare il resto della famiglia a questa attività, che principalmente si dedicava alla cerealicoltura e all'olivicoltura. Stiamo puntando sul commercio elettronico, avere una vetrina nel mondo è alquanto importante, e la cosa, diciamo, positiva è che riusciamo a fare la cosiddetta filiera corta, quindi noi non vendiamo all'ingrosso, vendiamo tutta la produzione direttamente al consumatore, quindi tutto confezionato, etichettato e made in Italy. Con più di 100 arni riusciamo a produrre mediamente nell'anno 30 quintali di miele, 20-25 di millefiori di bosco e 5 quintali di castagne. Abbiamo postazioni stanziali, essendo certificati biologici evitiamo di andare in giro in cerca di fioriture, quindi siamo stabili sul nostro territorio che conosciamo molto bene. Mondo perfetto che possa essere da stimolo ed esempio per la nostra civiltà.